Kiev è sotto assedio, mentre le autorità ucraine hanno fatto sapere di aver respinto un attacco russo proprio nella capitale, in molte altre città proseguono i combattimenti. Soldati volontari difendono la loro patria, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha lanciato l'ennesimo messaggio, facendo sapere che nessuno ha intenzione di fuggire, smentendo tutte le fake news che girano in rete sul suo conto. Non deporremo le armi, ha detto, difenderemo il nostro Stato perché la nostra arma è la verità. Difenderemo tutto questo, mentre l'Ucraina chiede al mondo un aiuto in difesa della pace. Ogni ucraino deve ricordare una cosa, ha sottolineato Zelensky. Chi può restare per fermare gli invasori russi lo faccia. Poi un appello a chi vuole tornare nel paese a difendere la patria. Abbiamo molto lavoro da fare per ricostruire l'Ucraina. Il presidente ha rivolto anche un messaggio ai russi parlando proprio nella loro lingua. Voglio che tutti mi sentano, anche in Russia, a Mosca. Ci saranno migliaia di vittime, centinaia di prigionieri, gente che verrà mandata qui in Ucraina a morire, verrà mandata qui per uccidere altre persone. La guerra deve finire immediatamente, solo in questo modo anche il popolo russo sopravviverà. È appena sorto il sole quando il presidente Zelensky decide di pubblicare questo ultimo video per dimostrare a tutti che non è fuggito all'estero e che è sempre a Kiev e che qui, come ha detto, resterà fino alla fine, nella sua terra.